Bene. Allora, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi parleremo di giunti articolati. Il giunto consente l'accoppiamento tra due alberi e consente pertanto la trasmissione del moto e della potenza meccanica. Abbiamo diverse tipologie di giunti. Per quanto riguarda il nostro punto di vista, quelli che ci interessano di più sono i giunti articolati. Giunti articolati che consentono la trasmissione del moto tra due alberi, i cui assi possono essere paralleli, incidenti o, nel caso più generale, anche sghembi, vale a dire non complanari. Bene, allora incominciamo con il trattare una prima tipologia di giunto che abbiamo accennato a suo tempo quando abbiamo parlato di sistemi articolati, ed in particolare facciamo riferimento al giunto di Oldham. Il giunto di Oldham consente la trasmissione del moto tra due alberi con assi paralleli nel momento in cui è presente una certa eccentricità, quindi distanza minima tra i due assi paralleli, comunque abbastanza contenuta, come vedremo. Bene, il giunto di Oldham, ricorderete che dal punto di vista cinematico corrisponde al meccanismo inverso del meccanismo di Cardano, va bene? E quindi è comunque un quadrilatero articolato, vale a dire un meccanismo a quattro membri, anche se presenta due coppie prismatiche e due coppie rotoidali. Va bene? Ok, allora incominciamo con lo schematizzare il meccanismo del giunto di Oldham, e quindi, come detto, corrisponde al meccanismo inverso di Cardano che abbiamo trattato con notevole dettaglio, diciamo, nella prima parte del corso. Il telaio quindi è rappresentato da questo link, questo è il punto A, questo è il punto B, e pertanto quello che era telaio diventa elemento mobile, che è questo, ed assume la forma di un disco, la forma di un disco fluttuante che è intermedio tra le due estremità degli alberi tra i quali vogliamo trasmettere il moto. Va bene? Quindi abbiamo una sorta di croce che viene ricavata, ripeto, nel membro centrale, e dal punto di vista tecnico, ecco, possiamo ritenere di avere una sagoma circolare di questo tipo, e su questo disco centrale abbiamo appunto questi slot, cioè queste guide scanalate sullo stesso. Va bene? Quindi sostanzialmente lo schema è questo. Allora, dicevo, questo è il telaio. Per esempio, l'albero motore è rappresentato in questa figura da questa traccia, cioè un asse perpendicolare al piano della lavagna e passante per A. Quindi questo pistone lo indichiamo come membro 2 ed è il membro motore, va bene? Quindi in realtà abbiamo questo asse con questo pistone che è solidale all'albero motore e che pertanto può ruotare con una velocità angolare omega 2 costante, trascurando le fasi di avviamento e di arresto, quindi transitori, va bene? Poi il disco fluttuante intermedio svolge la funzione di biella e quindi è il membro 3, e poi abbiamo il membro 4 che è il pistone solidale
solidale con l'albero condotto. L'asse dell'albero condotto presenta questa traccia e quindi è ancora un asse perpendicolare al piano della lavagna. Quindi noi trasmettiamo il moto tra questo asse e questo. Quindi la distanza AB, ok, rappresenta l'eccentricità tra i due assi dei due alberi. Ok? L'accoppiamento per la trasmissione del moto, come ben possiamo intuire, è rappresentata da questo disco intermedio, va bene? Cioè dal membro 3. Ok? Quindi qui abbiamo, scriviamo qui, quindi AB che ha una lunghezza che la indichiamo con E, che rappresenta, ripeto, l'eccentricità tra i due alberi. Bene, allora a questo punto noi vogliamo individuare le caratteristiche di questo giunto, sia dal punto di vista cinematico che dal punto di vista dinamico, in modo tale da poterlo caratterizzare e capirne ovviamente pregi e difetti nella trasmissione del moto tra due assi parallele. Ok? Nel momento quindi in cui viene assegnata una velocità angolare omega 2 costante, noi possiamo facilmente ricavare la omega 4 di uscita. Ok? Perché? Perché qui abbiamo un accoppiamento prismatico, ok? E di conseguenza la velocità angolare relativa tra il membro 2 e il membro 3 è ovviamente uguale a 0. Non c'è velocità angolare relativa, perché la rotazione di 2 è uguale alla rotazione di 3, poiché gli stessi sono accoppiati mediante una coppia prismatica. Ok? Quindi la omega 2 è uguale alla omega 3. Ok? Ma il membro 3 è accoppiato al membro 4 mediante un'altra coppia prismatica e quindi la velocità angolare relativa 3-4 è ancora uguale a 0. Di conseguenza le velocità assolute sono uguali. Quindi la omega 2 è uguale alla omega 3 e la omega 3 è uguale alla omega 4. Ok? Quindi noi possiamo dire che la velocità angolare di 2 è uguale alla omega 3, che è uguale alla omega 4, scrivo in forma scalare perché tutti gli assi sono paralleli e perpendicolari al piano, quindi ovviamente abbiamo una relazione scalare. Beh, omega 2 è uguale ad omega 3, poiché a causa della presenza della coppia prismatica tra 2 e 3, la omega 2 e 3 è uguale a 0. E ancora la omega 3 è uguale alla omega 4 perché la omega 3-4 è uguale a 0 per la presenza di questa seconda coppia prismatica. Va bene? Quindi le tre velocità assolute sono uguali. Allora da qui viene subito fuori una caratteristica importante di una categoria di giunti. Cioè abbiamo a che fare con un giunto omocinetico. Il giunto è omocinetico nel momento in cui il rapporto di trasmissione è costante ed uguale a 1. In questo caso lo indichiamo come la omega di uscita, quindi la omega 4 diviso la omega 1. Ok? Ma è uguale a 1, infatti, perché omega 2 di input, perché la omega 2 è uguale alla omega 4. Quindi da queste caratteristiche cinematiche noi diciamo che questo rapporto è uguale a 1, cioè il giunto è omocinetico. Questa è una caratteristica importante perché se noi abbiamo una velocità angolare costante, in uscita abbiamo la stessa velocità angolare costante, quindi senza fluttuazioni di velocità. Le fluttuazioni di velocità comportano accelerazioni angolari, le accelerazioni angolari comportano delle coppie di inerzia, cioè delle sollecitazioni.
sollecitazioni che possono indurre naturalmente vibrazioni e quindi problemi di vario tipo all'intero sistema meccanico. Quindi questa è una caratteristica importante. Però noi vogliamo andare ancora più a fondo e vogliamo in qualche modo avere qualche informazione anche dal punto di vista dinamico. Allora, il membro 3, come detto, svolge la funzione di biella e quindi ha un moto piano che dobbiamo caratterizzare. Allora, il centro di istantanea rotazione del membro 3 si ottiene in questo modo. Questo è il P0, quindi il centro di istantanea rotazione del moto assoluto dell'elemento 3, che guarda caso coincide con il centro di istantanea rotazione dell'asta AB rispetto a 3 se 3 fosse telaio, cioè del moto inverso, perché i centri di istantanea rotazione in modo diretto e in modo inverso coincidono, ok? Bene, allora per effettuare l'analisi dinamica ci interessa ricavare anche il campo delle accelerazioni, perché dal campo delle accelerazioni noi ricaviamo il campo della sollecitazione inerziale, ok? Quindi comunque ci interessa l'accelerazione, ma noi sappiamo come fare perché siamo in grado di effettuare l'analisi cinematica del sistema. Bene, allora possiamo in questo caso tracciare la circonferenza dei flessi di questo moto, non è completamente immediato, anche se poi possiamo fare riferimento al moto inverso, quindi ci possiamo arrivare lo stesso, ma ciò che è più semplice con riferimento a questo moto, il moto del giunto di Oldham, noi possiamo tracciare la circonferenza dei regressi, perché la circonferenza dei regressi passa per il punto P con 0, va bene? Ma attenzione, passa per il punto A e il punto B. Attenzione, non sono punti di flesso in questo caso, ok? Non sono punti di flesso, perché praticamente la traiettoria di questo punto appartenente a 3 non presenta un flesso, ma se noi andiamo a considerare quest'asta, cioè materializziamo l'asse di questa guida come un'asta rigida solidale al membro 3, durante il movimento del moto assoluto di 3, quindi rispetto al telaio che è questo, telaio 1, quest'asta praticamente passerà sempre per il punto A ed andrà ad inviluppare appunto una cuspide, e siccome la circonferenza dei flessi è anche il luogo delle cuspidi, praticamente noi possiamo dire che passa per A. Analogo ragionamento per il punto B. Quindi vado a tracciare questa circonferenza, ho tre punti, A, B, P con 0, naturalmente qui abbiamo anche, possiamo individuare questo centro e quindi tracciare appunto questa circonferenza. Questa è la circonferenza dei regressi, va bene? Circonferenza dei regressi, ma noi sappiamo che la circonferenza dei flessi è speculare rispetto alla circonferenza dei regressi, quindi una volta trovata la circonferenza dei regressi possiamo trovare quella dei flessi. Quella dei flessi, come dicevo, è speculare e quindi praticamente qui possiamo tracciare una tangente a quella dei regressi P con 0 e andare a individuare e tracciare la circonferenza dei flessi, ok? Questa è la circonferenza dei flessi, questo è il centro, attenzione, questo è il polo dei flessi, ok? Bene, abbiamo seguito questo procedimento, naturalmente
potevamo arrivarci sapendo che la circonferenza dei regressi e dei flessi si scambiano di ruolo tra il moto diretto e il moto inverso, naturalmente. Quindi nel moto diretto, diretto vuol dire che uno diventa biella e 3 diventa telaio, la circonferenza dei regressi diventa dei flessi, quella dei flessi diventa dei regressi, ok? Quindi potevamo comunque fare riferimento al modo inverso di questo e considerare la circonferenza speculare. Va bene, comunque abbiamo trovato la circonferenza dei flessi. La circonferenza dei flessi ci torna utile per l'analisi cinematica del meccanismo, perché comunque è un meccanismo. Ok, allora, se noi facciamo riferimento al caso di omega 2 costante, va bene? Questo implica che alfa 2 è uguale a 0, cioè l'accelerazione angolare dell'albero motore è uguale a 0. Quindi ci poniamo nella situazione a regime, cioè di velocità angolare costante. Quindi alfa 2 è uguale a 0. Ecco, qui naturalmente succede qualcosa di simile, così come accadeva nel caso delle velocità angolari, anche per le accelerazioni angolari. Naturalmente se alfa 2 è uguale a 0 anche alfa 3, è uguale a 0 anche alfa 4, va bene? Quindi le velocità angolari sono tutte e tre costanti, se è costante la prima sono costanti anche le altre, oltre ad essere uguali per la caratteristica di omocineticità, va bene? Quindi abbiamo che alfa 3 è uguale ad alfa 4 che è uguale a 0, a partire dalla condizione che omega 2 è costante, ok? Ma quello che ci interessa di più è questa alfa 3, perché noi stiamo andando a studiare il moto piano di questo disco, cioè del membro 3, va bene? Conosciamo il centro di istantanea rotazione, conosciamo la circonferenza dei flessi, non vi dimenticate che la circonferenza dei flessi è il luogo dei flessi dal punto di vista geometrico, quindi come caratteristica della traiettoria, ma conseguentemente è il luogo geometrico con le accelerazioni normali uguale a zero, va bene? Quindi il centro delle accelerazioni si trova qui sopra, ok? Allora vogliamo puntare al centro delle accelerazioni. Allora se alfa 3 è uguale a 0, noi sappiamo che la tangente di gamma 3 è uguale ad alfa 3 diviso omega 4 3, va bene? Allora se alfa 3 è uguale a 0, questa tangente è uguale a 0, con omega 3 diversa da 0 naturalmente, e conseguentemente se questa tangente è 0, gamma 3, che tra 0 e pi greco mezzi, è anch'esso uguale a 0. Quindi abbiamo questa informazione, giusto? Gamma 3 uguale a 0. Ma noi conosciamo, possiamo comunque ricavare, l'accelerazione del centro di istantanea rotazione, l'abbiamo dimostrato a suo tempo, e quindi noi sappiamo che l'accelerazione di pi con 0 in forma scalare sarebbe omega 3 quadro delta, delta inteso come diametro della circonferenza dei flessi. Ma se noi qui andiamo a ragionare, questo delta è uguale ad AB, che è uguale a quest'altro delta qui, cioè il delta della circonferenza dei flessi. Quindi il nostro delta in effetti è uguale ad AB, cioè uguale all'eccentricità dei due alberi. Quindi omega quadro E, giusto? Questa è l'accelerazione di P con 0. Dal punto di vista scalare, dal punto di vista vettoriale, noi sappiamo che è sempre diretta verso il polo dei flessi, giusto? E quindi la possiamo rappresentare vettorialmente in questo modo, ok? Quindi questa è l'accelerazione di P con 0 che conosco completamente, cioè in direzione verso il modulo, ed è diretta verso il polo dei flessi. Ma se gamma 3 è uguale a 0, ok, noi sappiamo che in generale il centro di delle accelerazioni, per esempio, si trova qui,
lo faccio sottile perché non è il caso nostro, giusto per fare mente locale, e questo sarebbe il gamma, ok? Se il gamma è uguale a 0, dove va a finire K? Si sposta, naturalmente, e va a coincidere con lui. Quindi nel nostro caso il centro delle accelerazioni coincide con il polo dei flessi, va bene? Ok, quindi possiamo dire che la circonferenza di stazionarietà che passa per pi con 0 e passa per k, va bene, si riduce a questa, si riduce a questa retta. Questa diventa, come appena precisato, la circonferenza di stazionarietà. Va bene? Naturalmente dovrebbe avere il centro sulla tangente alle polari P con 0, sia sulla tangente alla circonferenza dei flessi P con 0, ma anche questo è verificato perché deve passare per questi due punti. Se io prendo il punto medio, perché questa diventa una corda della circonferenza di stazionarietà, vado a prendere la normale nel punto medio, questa interseca la tangente dove? All'infinito. Quindi vuol dire che la circonferenza di stazionarietà è completamente aperta, diventa tangente e diventa di conseguenza questa retta. Va bene? Ok, abbiamo trovato il K, a noi cosa interessa? Ecco, noi, siccome questo qui è un disco che presenta naturalmente una simmetria, come vedete, quindi c'è questa croce che consiste semplicemente in una guida fresata, diciamo, con la fresatrice, con la fresa a candela, e quindi di conseguenza ha una simmetria, per cui noi non ci sbagliamo se diciamo che per le proprietà di simmetria questo punto qui, che è il punto O, alla fine coincide con il baricentro del membro 3, giusto? Cioè il baricentro coincide proprio col centro del disco. Ci siete? Dal punto di vista dell'analisi dinamica, in considerazione del principio di D'Alembert, noi possiamo puntare l'attenzione proprio sul baricentro del membro 3, perché rispetto al baricentro noi possiamo ridurre il sistema di forze di inerzia. Come? Con una risultante e con un momento risultante. Va bene? Ma il momento risultante delle forze di inerzia è legato a cosa? All'accelerazione angolare. Ma se l'accelerazione angolare è uguale a 0, non abbiamo momento risultante delle forze di inerzia. Ma attenzione alla risultante, perché la risultante dal principio di D'Alembert è uguale a meno, vettorialmente, a meno la massa del membro 3, cioè di questo disco fluttuante, moltiplicata per l'accelerazione del baricentro. Ok? Quindi la risultante delle forze di inerzia ridotta nel baricentro è pari meno la massa del membro 3, cioè del disco, per l'accelerazione del baricentro 3, relazione vettoriale, dal principio di D'Alembert. Ok? Abbiamo già specificato che il momento è uguale a 0, perché l'accelerazione angolare è uguale a 0. Quindi cosa ci interessa per l'analisi dinamica? Ci interessa ricavare l'accelerazione G3, ma noi non abbiamo problemi in tal senso, perché conosciamo il centro delle accelerazioni e quindi siamo potenzialmente in grado di ricavare l'accelerazione di un qualsiasi punto del membro 3. In particolare puntiamo l'attenzione su G3, che è quello che ci serve per andare a calcolare la risultante delle forze di inerzia. Va bene? Ok, e allora l'accelerazione di G3 dalla cinematica è uguale a k g3, come ricorderete, radice quadrata di alfa 3 al quadrato più omega 3 alla quarta. Questa è la formuletta che abbiamo dimostrato al suo tempo.
E ora la dobbiamo specializzare al caso specifico. Caso specifico, l'accelerazione angolare è uguale a zero. Quindi, tanto per cominciare, questo termine non c'è in questo caso, è uguale a zero. E quindi questa si riduce a k, anzi scriviamolo direttamente perché noi abbiamo kg3. Ma kg3 a che cosa è uguale? A due volte il diametro della circonferenza dei flessi, che è uguale all'eccentricità, quindi due volte E, quindi ha significato fisico. Quindi abbiamo due volte E, l'eccentricità tra i due alberi, e qui abbiamo naturalmente omega 3 al quadrato estraendo la radice. Va bene? Questa è in forma scalare, ma l'accelerazione in forma vettoriale è come è fatto il campo vettoriale dell'accelerazione? È caratterizzato da un gamma 3 uguale a 0, e quindi gamma 3 uguale a 0 per tutti i punti, compreso G3 naturalmente, tutti i punti del membro 3. E quindi qual è l'accelerazione di questo punto? Deve essere diretta verso K, così come l'accelerazione di P con 0, va bene? Oh, ma l'accelerazione di P con 0 è uguale a omega 3 quadro E, questa è omega 3 quadro 2E, quindi è il doppio di questa. Ok? Quindi qualitativamente la faccio un po' più grande. Ci siete? Perché questo punto è distante 2L da K. Questa è l'accelerazione di G3. Va bene? E allora il problema è risolto. Perché? Perché noi conosciamo dal principio della Lambert questa, e quindi posso rappresentare la forza risultante di inerzia, ok? E la forza risultante di inerzia è data dal prodotto della massa del disco per l'accelerazione, cambiata di segno, naturalmente, dal principio di Dalembert, ok? Quindi, cambiando di segno, su questo schema, io ho questa forza, ok? Il cui modulo è M3 per l'accelerazione di G3, cioè omega 3 quadro per due volte l'eccentricità. Questa è la forza d'inerzia risultante. Va bene? Ora vogliamo fare un altro ragionamento, diciamo per incrociare i risultati. Noi vogliamo conoscere anche la traiettoria del punto O, perché questa è un'analisi cinematica e dinamica istantanea, però vogliamo capire anche qual è la traiettoria. Per trovare la traiettoria, sicuramente in un contesto di analisi istantanea, andiamo a trovare il centro di curvatura del punto O, cosa che possiamo fare perché conosciamo la circonferenza dei flessi. Va bene? E allora, cosa andiamo ad applicare? Andiamo ad applicare la formula di Eulero-Savarin. Come lo usava lì, cioè P con 0 G3 al quadrato, che è uguale a omega G3 moltiplicato G3. Qual è l'incognita in questa equazione? È quella che mi dà il raggio di curvatura. Qui alleggeriamo, quindi omega G3 che è uguale a P0 G3 al quadrato diviso G3. Ma qual è G3? Devo congiungere G3 con P con 0 fino ad intersecare la circonferenza dei flessi, cioè coincide ancora con il polo dei flessi. Va bene? Quindi qui abbiamo anche G3 in questo punto. È lo stesso. Di K è lo stesso del polo dei flessi. Va bene? E allora andiamo a sostituire, perché P0G3 è uguale all'eccentricità, cioè alla distanza AB, perché queste sono delle diagonali che sono uguali, naturalmente, perché qui abbiamo un rettangolo AB con 0, B, O. Ok? Quindi qui cosa abbiamo? Abbiamo una eccentricità al quadrato diviso G3G3.
la distanza da qui a qui è due volte l'eccentricità, va bene? Questa è due volte l'eccentricità. Se io vado a esemplificare, qui abbiamo G, scusatemi, E diviso 2. Quindi dove sta il centro di curvatura di G3? Centro di curvatura di G3 sta a metà dell'eccentricità, cioè cade in questo punto. Questo è omega. È il centro del cerchio osculatore alla traiettoria descritta da G3. Va bene? Ok. Quindi io posso tracciare un cerchio osculatore alla traiettoria di O, cioè di G3, e praticamente conosco il raggio e quindi viene a coincidere proprio con la circonferenza dei regressi. Ok? Questo è il cerchio osculatore. Ma non soltanto il cerchio osculatore, è proprio la traiettoria del baricentro G3. Perché? Perché il raggio di curvatura, come vedete, è dipendente da altri parametri di configurazione, cioè è uguale ad E mezzi. E è un numero, è l'eccentricità, è fissa, quindi è costante, ok? Quindi questo raggio di curvatura è appunto costante, lo scriviamo anche se è banale, ma è costante, che vuol dire che la traiettoria effettiva è proprio una circonferenza, che coincide ovviamente col cerchio osculatore. Quindi il baricentro traccia questa traiettoria e questo è un punto fisso, per cui si muove in queste condizioni di moto circolare ed uniforme. Tant'è vero che la sollecitazione inerziale totale è riconducibile a che cosa? Ad una forza centrifuga, diretta, vedete, verso l'esterno, ok? Perché non c'è accelerazione angolare e quindi di conseguenza abbiamo un moto circolare uniforme. Quindi possiamo eventualmente ricavare l'accelerazione di G3 con riferimento alla terna intrinseca e quindi dire che l'accelerazione di G3, che è puramente normale, è uguale alla velocità di G3 al quadrato diviso il raggio di curvatura come accelerazione normale. Ma la velocità di G3 al quadrato, se questa è la omega 2 che ho ipotizzato antioraria, qual è la velocità? La velocità, questa è la omega 2, ma allora, ma questo è il P con 0 e quindi del membro 3, che è, quindi ho un omega 3 uguale ad un omega 2, ma queste sono uguali non solo scalarmente ma anche come verso, quindi questa sarebbe la omega 3 che è uguale ad omega 2 ma è anch'essa antioraria, e quindi la velocità di questo punto è praticamente questa. Questa è la velocità di G3, ok? Quindi la velocità di G3, ritornando qui, è uguale ad omega 3 quadro P0 G3, che è ancora uguale all'eccentricità, quindi ho un'eccentricità al quadrato, diviso il raggio di curvatura che abbiamo ricavato con la forma della Savarie, che è uguale ad E mezzi. Quindi questo e questo si semplifica e quindi ottengo che l'accelerazione è uguale a omega 3 quadro per 2E. Cioè ritrovo lo stesso risultato che abbiamo trovato prima con riferimento al centro delle accelerazioni. Va bene? Ok, allora per concludere questa prima parte riferita al giunto di Oldham, che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che il giunto è omocinetico e questa è una cosa importante. Però attenzione, perché dal punto di vista dinamico il sistema non è bilanciato. Non è bilanciato perché è presente una risultante delle forze inerzia. Questa non è bilanciata da nessun'altra forza. Ok?
e quindi questo crea dei problemi perché il baricentro segue questo moto circolare ed uniforme. Questa forza d'inerzia, che ripeto non è bilanciata e quindi produce dei carichi anche sui supporti degli alberi, motore e condotto, va bene? Dipende da che cosa? Lo vediamo qui, perché è uguale alla massa per l'accelerazione, ma questa accelerazione ha questi valori, quindi dipende sicuramente dalla massa di questo disco. Ok. E le cose peggiorano perché all'aumentare della massa aumenta la forza. Ma dipende anche da cosa? Dal quadrato della velocità e dall'eccentricità. Ok? Quindi, morale della favola, questo tipo di giunto non è bilanciato dal punto di vista dinamico e quindi va bene per basse velocità e piccole eccentricità. Cioè gli alberi devono avere degli assi abbastanza vicini tra loro, ok? E inoltre le velocità devono essere abbastanza basse perché qui c'è un quadrato e quindi all'aumentare della velocità naturalmente aumenta in modo quadratico l'entità della forza d'inerzia che va a rappresentare una sollecitazione appunto non bilanciata che si trasmette sugli alberi e sui supporti. Bene, a questo punto passiamo ad un secondo tipo di giunto, quindi questo era il giunto di Oldham. Secondo tipo di giunto, e quindi mi sposto da quest'altra parte. Cancelliamo qualcosa, fare un po' di spazio. E passiamo a parlare del giunto di Schmidt. Allora, il giunto di Schmidt è abbastanza interessante consente ancora una volta la trasmissione del moto tra due assi paralleli, ok? Tra due alberi aventi assi paralleli, quindi sulla falsa riga del giunto di Oldham. Naturalmente il meccanismo è diverso, le caratteristiche sono diverse. Questo è quello che noi andiamo ora a verificare. Allora, arriviamoci gradualmente e cominciamo con il considerare, per esempio, il meccanismo del tecnigrafo, ok? Del tecnigrafo utilizzato in passato per il disegno, che è basato sull'utilizzo di due parallelogrammi articolati disposti in serie. Allora, se noi consideriamo un meccanismo di questo tipo, meccanismo di questo tipo. Allora, se andiamo a indicare i vari membri, questo è 1, 2, 3, quattro, cinque, sei e sette. Quindi abbiamo un meccanismo a sette membri. Ciascuno di questi è un parallelogramma articolato. Va bene? Allora, se noi andiamo, applicando la formula del Grubler, a verificare il numero di gradi di libertà di questo meccanismo, che cosa otteniamo? Allora, n uguale a 3 per n meno 1, quindi 7 meno 1, meno i gradi di vincolo. Qui abbiamo soltanto coppie rotoidali, quindi sono dei vincoli doppi, perché sono coppie rotoidali semplici. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 per 8, 16. Quindi abbiamo 3 per 6, 18, meno 16. Il risultato è 2 gradi di libertà. In realtà ce l'aspettavamo perché questo è il meccanismo del tecnigrafo. Quindi naturalmente se questo è telaio,
il membro mobile naturalmente è il membro 7, e quindi quello che si voleva ottenere nel caso del tachigrafo è che le squadrette rimanessero sempre parallele tra di loro, cioè generare un moto traslatorio del membro 7, puramente traslatorio, a due gradi di libertà, perché noi vogliamo spostare chiaramente le squadrette sull'asse XY, quindi naturalmente deve avere due gradi di libertà. L'unica cosa che manca è la rotazione, ma la rotazione nel caso del tachigrafo, ve lo dico solo per curiosità, è rappresentata, diciamo, da un goniometro che è ricavato qui, e queste sono le due squadrette. Quindi il terzo grado di libertà è dato da questa rotazione, ok? Quindi normalmente le squadrette si muovono di moto traslatorio, va bene? Nel piano a due gradi di libertà, perché la traslazione secondo X e secondo Y, e poi il terzo grado di libertà di rotazione è una rotazione intorno a questa cerniera fissa determinata con un opportuno goniometro, va bene? Quindi non ci meravigliamo che abbiamo due gradi di libertà. Ecco, come evoluzione di questo schema, che in qualche modo ci è più familiare, andiamo a rappresentare, diciamo, inizialmente la stessa catena cinematica, ma con qualche modifica. Andiamo a vedere un po'. Allora, se io considero uno schema simile, vale a dire questo, che questo è tutto un membro, ecco, abbiamo ancora due parallelogrammi articolati. Però questa volta, anziché considerare come telaio questo, qui nel centro di questo link, senza interromperlo, quindi rimane comunque un unico corpo rigido, vado a posizionare una coppia rotoidale, cioè una cerniera fissa, che schematizzo convenientemente in questo modo. Ci siete? Analogamente, sul link che era il link di uscita su cui erano applicate le squadrette, nel punto medio vado a mettere un'altra cerniera fissa, va bene? Che schematizzo in modo simile, ok? Quindi ripeto, ho ancora due parallelogrammi articolati, ma una cerniera fissa nel punto medio qui, una cerniera fissa nel punto medio qui, ok? Quindi qui abbiamo il moto assoluto del membro 7 rispetto al telaio. Qui ragioniamo in maniera diversa, in modo tale da avvicinarci e comprendere meglio lo schema del giunto articolato di Smith. Tanto per cominciare, andiamo a verificare anche in questo caso con la formula del Grubbler il numero di gradi di libertà. Quindi questo è telaio, questo è il membro 2, questo è 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questo naturalmente è ancora telaio, cioè uguale a 1. Quindi in questo caso abbiamo un meccanismo a 8 membri, ok? A 8 membri, perché ho aggiunto il telaio lasciando libero il primo e l'ultimo. 8 membri, ok? Allora, il numero di gradi di libertà in questo caso è dato da n, che è 3 per 8 meno 1, meno i gradi di vincolo. Ho ancora soltanto coppie rotoidali semplici, quindi abbiamo 2, 4, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi 2 per 10 come grado di vincolo complessivo. Quindi 3 per 7, 21, meno 20, ho un grado di libertà. Quindi questo è un meccanismo ad un grado di libertà, questo è a due gradi di libertà, anche se lo possiamo immaginare in qualche modo derivato da quello precedente. Ci siete? Un grado di libertà. Bene. Allora, detto questo,
possiamo divertirci a fare l'analisi cinematica di questo meccanismo a 8 membri ed un grado di libertà. Perché da qui vengono fuori delle considerazioni, diciamo, utili alla comprensione del funzionamento del giunto di Smith. Allora, siccome abbiamo due parallelogrammi articolati, possiamo applicare ripetutamente il teorema di Aaron Hall-Kennedy per capire come si muovono i vari membri. Il discorso in realtà è più semplice di quello che appare. Di quello che appare perché? Perché prima di tutto possiamo individuare questo centro assoluto che è P2, va bene? Questo centro assoluto che è il P8, giusto? Perché? Perché stanno in due cerniere fisse naturalmente. Quindi il membro 2 sicuramente deve ruotare intorno a questo punto, il membro 8 sicuramente intorno a quest'altro punto. Beh, quello che mi interessa, come potete immaginare, è come ruota il membro 5, ok? Ecco, noi possiamo arrivare a questo risultato in maniera abbastanza rapida, lasciatemi cancellare questo, facciamo un po' di spazio, abbastanza rapida ragionando in questo modo. Allora, questo è un primo parallelogramma articolato. Quindi sappiamo, per le caratteristiche del parallelogramma, che queste rette sono parallele, ok? Quindi possiamo subito dire, saltando qualche passaggio, che qui abbiamo il P3-4 infinito, giusto? Cioè il centro di istantanea di rotazione in modo relativo tra 3 e 4 sta all'infinito in questa direzione. Per motivi simili, il centro di istantanea rotazione nel moto relativo 2,5 sta all'infinito in questa direzione, va bene? E lo stesso ragionamento lo possiamo fare per il secondo parallelogramma articolato. Nel secondo parallelogramma articolato noi abbiamo che questo è il P7,8 infinito e ancora, stesso motivo, questo è il P5,8 all'infinito. Quindi individuo questi quattro centri di istantanea rotazione che corrispondono rispettivamente due al primo parallelogramma articolato, altri due al secondo parallelogramma articolato. Va bene? Ok, a noi cosa interessa? Come detto, prima di tutto ci interessa il centro di 5, perché vogliamo sapere come si muove questa biella 5, ok? E allora, sempre con il teorema di Kennedy, noi possiamo dire questo, cioè che P5 deve essere allineato con il P2 e P2,5 che abbiamo scoperto essere improprio. Ancora, il P5 deve essere allineato con P8 e P5,8 che è anch'esso improprio, per quanto detto prima. Ecco, queste due condizioni di allineamento io le posso tracciare subito. Quindi, come vi avevo preannunciato, noi possiamo subito. Quindi P2, 2,5, questo è il 2. Il 2,5 sta all'infinito in questa direzione e quindi ho questa condizione di allineamento. Ok? Analogamente la seconda condizione 5,8, questa è 8, 5,8 in questa direzione, ottengo questa. Per intersezione mi accorgo subito che il P5 cade esattamente nel centro di questa croce. Va bene? E abbiamo applicato unicamente il teorema di Kennedy. Quindi questo è il P5 che ci interessava in particolare determinare.
Ora, dove cade il P5? Vedete, il P5 cade nel punto medio di questa, che è uguale a questa, ma cade anche nel punto medio di quest'altro link, che è uguale a questo. Se poi fossero tutte e quattro uguali, meglio ancora, ma ovviamente il discorso vale anche nel caso in cui questi link non fossero uguali tra loro in lunghezza. Quindi in realtà la distanza P2-P5 è uguale alla distanza tra questo punto e questo, che lo indichiamo per esempio con AB. Giusto? Analogamente, se questo è C e questo è D, la distanza P5-P8 è uguale a CD. Lo scrivo qui. Allora, P2-P5 è uguale ad AB, va bene? E ancora P8-P5 è uguale a CD. Giusto? Sono le distanze che mi danno la posizione di P5, l'abbiamo ricavato in maniera grafica e abbiamo capito come stanno le cose. Ma in maniera analitica vedete che riconosciamo questa distanza uguale da B e questa uguale a CD. Che vuol dire questo? Vuol dire praticamente che sono tutte e due costanti. Cioè il punto P5 non si muove, cioè è fisso nel piano. Ok? È fisso, rimane qui. Quindi, pur avendo il meccanismo un grado di libertà, e l'abbiamo dimostrato applicando la formula del Grubler, noi troviamo un centro di istantanea rotazione del membro 5 che è fisso nello spazio, non si muove. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se noi, per esempio, applichiamo qui una velocità angolare omega 2 a questo link, il link 2, lo facciamo ruotare intorno alla cerniera fissa, questo trasmette il moto, naturalmente, perché tutto il meccanismo ha un grado di libertà, ma il membro 5 ruota intorno al P5 come se fosse un punto fisso e a sua volta trasmette il moto a quest'altro link, il link 8, che ruota intorno a quest'altro punto fisso. Quindi in realtà noi abbiamo una, due, tre, quattro biellette che trasmettono il movimento da 2 a 5 a 8. Queste quattro biellette hanno un certo moto piano, che andremo a precisare. Ma il membro 2, il membro 5 e il membro 8 hanno dei moti puramente rotatori, cioè intorno a centri fissi. Mentre per il membro 2 e il membro 8 questo è scontato, perché ci sono due cerniere fisse, è meno scontato per il membro 5, che teoricamente è libero di muoversi nel piano, e invece esegue un moto puramente rotatorio intorno al P5 che è fisso. Questa è una caratteristica importante. Bene, quindi noi, per quanto riguarda l'analisi delle velocità, possiamo dire quanto segue. Cioè posso andare a ricavare la velocità di A. Puntiamo alla parte superiore, poi posso ragionare anche nella parte inferiore, ma non è necessario. Questa è la velocità di A. Cioè io posso dire che la velocità di A è uguale ad omega 2, naturalmente è P2A. Giusto? La posso scrivere anche in forma vettoriale. Comunque, la velocità è quella lì. Ci siete? Ecco. Ora, qual è il centro di istantanea rotazione di 3? Perché noi vogliamo effettuare ora l'analisi delle velocità. Quindi ho trovato il centro di istantanea rotazione di 5, ma non quello di 3. 3 è una bielletta, quindi vediamo dove sta il centro di istantanea rotazione. Cioè, potenzialmente si muove di moto rototraslatorio, quindi devo capire dove sta il centro di istantanea rotazione. Non è un problema, lo possiamo verificare subito, perché il P3 deve essere, sempre nel rispetto del teorema di Arnold Kennedy, deve essere allineato con il P2 e il P2-3, ma il P2-3 coincide con A, ok? Quindi questa prima condizione di allineamento in effetti corrisponde a questa retta. Ma ancora, il P3 deve essere anche allineato con il P5 che abbiamo determinato e con il P3-5.
il P5 è questo, il P35 è questo, cioè coincide con il punto B, va bene? Quindi questo coincide con il punto A e questo coincide con il punto B. Traccio la seconda condizione di allineamento, è ancora questa retta, che è parallela alla precedente. Quindi vado a verificare che anche il P3 sta all'infinito in questa direzione, giusto? Se il P3 sta all'infinito in questa direzione, nota la velocità di A, atto di moto traslatorio, la velocità angolare di 3 è uguale a 0, quindi tutti i vettori di velocità sono uguali. Quindi se questa è la velocità di A, quella di B deve essere uguale, vettorialmente uguale a quella di A. Ok? Questa è anche uguale alla velocità di B, per quanto detto. Ma B appartiene anche a 5, il cui centro di istantanea rotazione è questo. Quindi posso ricavare la omega 5. La omega 5 è uguale alla V di B diviso P5B, cioè questa distanza qui. Ma nota la omega 5, posso ricavare anche la velocità di C. Allora, se la lunghezza di questi link fosse uguale, dei parallelogrammi articolati, queste distanze fossero uguali, io avrei che la velocità di B è ancora uguale alla velocità di C, così come rappresentato. Va bene? Perché i punti B e C ruotano in senso antiorario, ok, rispetto al centro P5. Ma qual è il centro di istantanea rotazione di 6? Allora il P6, sempre per il teorema di Arnold Kennedy, è allineato con il P56 e P5, ma è anche allineato con P8 e P68. No, attenzione, con P8 e P68. Ok. Allora, un attimo. Quindi il centro, mi serve il centro di istantanea rotazione di 6. Quindi abbiamo questo punto C che coincide con il 5-6, quindi questa è una prima condizione di allineamento che è dato da questa retta, ok? Sì, è giusto. Poi abbiamo il P8 e il P6-8 che è questo, e quindi abbiamo quest'altra condizione di allineamento, per cui anche in questo caso abbiamo che il P6 è un punto improprio, va bene? Qui il P68 in realtà sarebbe il punto D, ok? Quindi ho trovato il P6 che sta anch'esso all'infinito, per cui la velocità di D è uguale a quella di C. La velocità di C è anche uguale scalarmente a quella di D. Ok? Andiamo a vedere che succede per le velocità angolari. Perché? Perché noi vogliamo verificare se questo tipo di giunto è omocinetico. Va bene? E allora, cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo che omega 2 è uguale a omega 5. Ma perché è uguale a omega 5? Perché omega 5 è uguale a VB diviso P5B. E allora la VB è uguale a VA, quindi questa è anche uguale a VA diviso P5B, ma P5B è anche uguale a P2A. Ma la V di A è omega 2 P2A,
diviso P2A, questo e questo si semplifica, la omega 5 è uguale alla omega 2. Lo scrivo qui. La velocità angolare di 5 è uguale alla velocità angolare di 2. Ma noi abbiamo anche che la V di P è uguale a V di C che è uguale a V di T. Quindi naturalmente con passaggetti simili possiamo dire che questo è uguale ad omega 8. Quindi le tre velocità angolari sono uguali, quindi ottengo un risultato che è analogo a quello che abbiamo visto nel giunto di Oldham, perché omega 2 uguale a omega 3 uguale a omega 4. Va bene? Qui il meccanismo è diverso, ma la omega 2 uguale a omega 5 uguale a omega 8. Ok? Dove? Qual è il membro d'ingresso? Il membro d'ingresso è 2, quindi in, l'input del moto, e omega 8 è l'out del movimento. Quindi se io vado a considerare un albero motore con un asse perpendicolare al piano della lavagna passante per il punto P2 ed un albero condotto perpendicolare al piano della lavagna e passante per il punto P8 e posso trasmettere il moto dall'uno all'altro mediante due parallelogrammi articolati, io ottengo un giunto omocinetico. Perché? Perché le velocità sono uguali. Se le velocità sono uguali, io ho che tau che è uguale a omega 8 diviso omega 2, ma se sono uguali questo è uguale a 1, cioè è omocinetico. In realtà il giunto di Smith non è fatto esattamente così. Abbiamo ragionato con due parallelogrammi articolati perché la cosa ci era più familiare ed era più semplice. In realtà dal punto di vista cinematico le cose stanno proprio così, ok? Qual è il punto che abbiamo accennato a suo tempo quando parlammo di parallelogramma articolato? E dobbiamo stare attenti alle singolarità, perché quando abbiamo a che fare con un parallelogramma, che cosa succede? Succede che si possono, sicuramente si verificano delle situazioni con una configurazione di questo tipo. Ci siete? In cui le tre aste mobili, cioè le due manovelle, la B e la risultano allineate tra di loro. Ecco, noi dobbiamo evitare queste situazioni di singolarità. Perché, come sapete, il parallelogramma si può spezzare in un antiparallelogramma. E quindi chiaramente non svolge più la funzione che noi vogliamo, perché noi vogliamo un moto traslatorio. Perché se non abbiamo dei moti traslatori con i centri istantanei di rotazione all'infinito, non si verifica tutto quanto abbiamo spiegato fino ad ora. Quindi questa situazione va evitata dal punto di vista tecnico. Poi teoricamente possiamo ritenere che tutto funzioni, ma nella realtà dei fatti dobbiamo fare attenzione a queste configurazioni. Abbiamo già detto a suo tempo che queste configurazioni possono essere superate introducendo un vincolo, un link ridondante, quindi senza modificare il moto, ma garantendo il superamento di questa configurazione. Ed è esattamente quello che si fa dal punto di vista tecnico nel giunto di Smith. Ok? Allora, il giunto di Smith in realtà dal punto di vista tecnico realizzativo è un po' più complicato di questo schema, anche se la cinematica è identica. Ecco, per poterlo disegnare dovremmo considerare un primo anello con la disposizione non di due, come fatto qui, biellette, bensì di tre biellette, ok? Equidistanziate l'una rispetto all'altra, cioè a 120 gradi. Poi teoricamente ne potrei mettere anche più di tre,
però è ovvio che si complicano le cose anche dal punto di vista realizzativo, quindi la soluzione solitamente prevede l'utilizzo di tre biellette, che è il numero minimo per garantire un comportamento omocinetico e nello stesso tempo superare queste configurazioni di singolarità. Quindi a 120 gradi, in questo modo, questa diventa la cerniera fissa, vale a dire l'asse motore dell'albero motore, va bene? Quindi prende il posto di questo punto qui, ok? Andiamo ora a considerare appunto queste tre biellette. Il disegno non è semplicissimo, ma quindi qui abbiamo un secondo cerchio, un secondo anello. E ne abbiamo poi un terzo, se andiamo a considerare questi disposti sfasati di 60 gradi l'uno rispetto all'altro, e andiamo a considerare queste altre biellette disposte in questo modo. Quindi le biellette iniziali, cioè del primo tratto, del primo parallelogramma articolato, sono una, due e tre, ok? Queste sono le prime tre biellette. A partire da questa disposizione, come vi dicevo, a 120 gradi, e poi queste ce le abbiamo opposte, le facciamo in colore diverso, quindi sono le altre tre biellette che sono associate al secondo parallelogramma articolato, va bene? Con un vincolo ridondante, perché ne abbiamo ora questa è la terza biellette. Ok? Come vi avevo anticipato, il disegno non è semplicissimo, ma questa è la soluzione. Tre anelli, ok? Questo primo anello è collegato al primo albero, ok? Che sarebbe l'albero motore, quindi questo è il primo centro, e poi abbiamo un secondo anello che corrisponde al membro 5, quindi dovrebbe essere fluttuante, ma non è fluttuante perché il centro di rotazione è fisso, quindi se è fisso qui, è fisso pure qui,
Quindi questo è il punto, per capirci, il P5, questo centro qui. Quindi è non vincolato al telaio, ma non si muove. Un po' come quello che accadeva nella dimostrazione del teorema di Robert Chebyshev, se vi ricordate, no? Che c'è una cerniera libera, ma che non si muove. Ok? Per le particolari condizioni di vincolo degli altri membri. E qui abbiamo invece la cerniera fissa del membro di uscita. Quindi in effetti l'eccentricità è data la distanza di questi due punti. Quindi questo è il P8 e questo è il P2. Il P5 è questo. Adesso capite perché ho fatto riferimento a questo schema che è più comprensibile. Quindi cinematicamente questi due schemi sono equivalenti. La differenza è che qui ho due biellette e qui ne ho tre. Una, due, tre. Qui ne ho due e qui ne ho ancora tre. Quindi quelle arancioni e quelle blu. D'accordo? Ma il comportamento è lo stesso. L'unico motivo per cui si adotta questa soluzione dal punto di vista pratico, ripeto, è per superare queste configurazioni di singolarità. Questo giunto è omocinetico ed è il giunto di Smith. Consente la trasmissione del moto tra due assi paralleli con questa eccentricità. L'eccentricità può essere maggiore e inoltre non abbiamo coppie prismatiche, quindi anche dal punto di vista del rendimento, ma abbiamo soltanto coppie rotoidali. Ok? E queste sono delle caratteristiche importanti appunto del giunto di Smith. Ecco, un'altra cosa importante che dobbiamo precisare e che lo distingue in maniera significativa dalle caratteristiche del giunto di Holden è che questo è completamente bilanciato, a differenza del giunto di Holden, come abbiamo dimostrato. Ok? Ecco. Perché completamente bilanciato? Allora, abbiamo visto che P2 è fisso perché è fisso e vincolato, P8 è fisso perché è vincolato, il P5 è libero ma non si muove, e quindi anche questo è fisso. Ok? Benissimo. Quindi qual è il moto delle tre BL arancioni nel moto assoluto? Moto puramente traslatorio. Qual è il moto delle tre BL blu nel moto assoluto? Puramente traslatorio. Ok? Quindi ho sei biellette che si muovono di moto puramente traslatorio. Puramente traslatorio vuol dire che velocità ed accelerazione angolare sono entrambe uguali a zero. Uguali a zero perché ciascuna di queste non cambia orientamento. Quindi si muove solo con una traslazione rigida, ma non cambia orientamento. Non cambiando orientamento, il centro istantaneo di rotazione nel moto assoluto per ciascuna bielletta, arancione o blu che sia, rimane sempre all'infinito, cioè sempre il punto in proprio. Quindi se noi puntiamo l'attenzione su una di queste, perché poi il ragionamento vale per tutte e sei, ecco, dal punto di vista dinamico noi dobbiamo fare riferimento a che cosa? Al baricentro. Giusto? Ecco, possiamo ritenere che questo sia il baricentro, immaginiamo che questo sia il punto A, B, e questo è il baricentro G di questa singola bielletta. Ok? Perché? Perché se noi vogliamo fare analisi dinamica, dal principio d'Alembert, ancora una volta, possiamo ridurre tutta la sollecitazione inerziale agente sull'asta AB alla sua risultante applicata nel baricentro e al momento risultante con riferimento all'asse baricentro. Ma il momento risultante, ancora una volta, a quanto è uguale? Il momento risultante è uguale a zero perché dipende dall'accelerazione angolare. Abbiamo detto che il moto è traslatorio, quindi l'accelerazione angolare è uguale a zero. Quindi togliamo di mezzo subito il momento risultante delle forze di inerzia, che è uguale a zero. Attenzione, andiamo a vedere qual è la risultante delle forze di inerzia, in maniera analoga a quanto abbiamo fatto nel giunto di Holden, abbiamo visto che lì avevamo una forza centrifuga. Ecco, se P con 2 è fisso,
P5 è fisso, io ho questa B, questa manovella P2A e questa manovella P5B. Quindi il moto di AP è puramente traslatorio, se volete, intorno a questo centro di istantanea rotazione P con 0 infinito. Quindi qual è il moto di G? È ancora un moto circolare, perché c'è una caratteristica importante del moto traslatorio, di cui abbiamo parlato a suo tempo. Il moto traslatorio è un moto rigido in cui tutte le traiettorie di tutti i punti del piano mobile sono curve sovrapponibili, cioè la stessa curva. Ok? Abbiamo parlato, vi ricordate, dei meccanismi che generano il parallel motion utilizzando il parallelogramma articolato oppure il teorema di Roberts-Chebyshev. Ok? Quindi il moto di G, se A si muove di traiettoria circolare, B si muove di traiettoria circolare, qual è il moto di G? Una traiettoria circolare. Perché? Perché il moto è traslatorio e tutte le traiettorie, ripeto, sono rappresentate in curve sovrapponibili. Ma com'è questo moto? È uniforme, perché noi stiamo ipotizzando una omega 2 costante. Ma la omega 2 è uguale alla omega 5, che è costante, che è uguale alla omega 8, che è costante. Quindi tutte le accelerazioni sono uguali, angolari sono uguali a zero, e le velocità angolari sono uguali tra loro, perché è giunto cuocimento. Quindi il moto di G è circolare ed uniforme, ancora una volta. È circolare perché è un moto traslatorio, è uniforme perché la omega 2 è costante, perché ci siamo messi nella condizione a regime tenendo da parte i transitori di avviamento di arresto. Quindi moto circolare uniforme. Nel moto circolare uniforme l'unica accelerazione presente qual è? È quella normale. E quindi ancora una volta quella normale. Ma qual è il centro della traiettoria di G? La possiamo ricavare subito senza fare ragionamenti particolari, perché il moto è traslatorio, quindi questo è già la omega della traiettoria di G, che è una traiettoria circolare che non vi traccio perché sarebbe un'altra circonferenza a quelle già presenti sul disegno. L'accelerazione è puramente normale e andiamola a calcolare, quindi l'accelerazione di G di questa bielletta in particolare, poi la stessa cosa vale per le altre, è uguale a omega 2 quadro per quadro R, in realtà sarebbe più preciso dire la V di G al quadrato diviso il raggio di curvatura, ma la V di G al quadrato sarebbe omega 2 quadro B2A al quadrato diviso il raggio di curvatura, che sarebbe omega G. Ma omega G è uguale a P2A, quindi questo si semplifica e quindi io posso ricavare subito l'accelerazione di G, che è uguale a omega 2 quadro per P2A, ma P2A è questa caratteristica, la indichiamo con R, quindi omega 2 quadro R. R sarebbe il raggio di questo anello, che poi è uguale al raggio di quest'altro anello, che poi è uguale al raggio dell'altro anello, quindi ho tre anelli di raggio uguale, che è una caratteristica di progetto. Va bene? Quindi omega 2 quadro per R. La conosco, la posso calcolare. Qual è la forza d'inerzia associata a questa accelerazione? Ancora una volta è di natura centrifuga, perché il moto è circolare ed uniforme. Quindi se la vado a rappresentare qui, questa forza sarebbe questa. Questa è la forza d'inerzia associata a questa singola bielletta. Quindi il ragionamento procede sulla falsariga di quanto abbiamo fatto per il giunto di ora. Ma attenzione, perché in questo caso io quante biellette ho? Ne ho tre di queste biellette nel primo accoppiamento ed altre tre nel secondo accoppiamento. Queste tre biellette hanno i baricentri anch'essi disposti a 120 gradi.
Quindi è vero che io ho questa forza di inerzia, ma se io vado a fare lo stesso ragionamento per le tre biellette arancioni, in questo caso, io dico la stessa cosa sulla falsa riga, va bene? Cioè, il baricentro di quest'altra bielletta, che è questo, il disegno si complica, il ragionamento è direi quasi banale, ho questo baricentro, si muove come? Di modo circolare ed uniforme. E qual è l'accelerazione? Scalarmente uguale a questa. E qual è la forza di inerzia associata? Scalarmente uguale a questa. Scalarmente. Ma come è orientata? Così. Verso l'esterno, perché anche questa è di natura centrifuga. Se vado a considerare la terza bielletta, il baricentro dove si trova? Qui. E vale ancora la stessa cosa. Qual è la forza di inerzia risultante? È questa. Guardate un po' queste tre forze di inerzia come sono disposte. A 120 gradi l'una dall'altra e in modulo uguali. Quindi vuol dire che sono bilanciate. Perché se io vado a fare la somma vettoriale di queste tre forze, con un poligono delle forze, questo viene chiuso. Abbiamo, per esempio, questo. Questa è la prima forza di inerzia, per esempio questa. Ok? Poi abbiamo... Poi abbiamo questa, che è inclinata rispetto alla verticale di 60 gradi. Ok? E poi abbiamo quest'altra. Queste tre forze sono uguali in modulo e hanno queste frecce, questi versi, cioè la somma, la risultante di questo sistema di forze è uguale a zero. Va bene? Ognuna di queste è uguale ad m omega 2 quadro per r. Questa è m omega 2 quadro per r. Questa è m omega 2 quadro per r. Quindi il sistema di forze e inerzia è bilanciato. Questo vale per le tre biellette arancioni, vale per le tre biellette blu. Quindi qual è la differenza fondamentale del giunto di Smith rispetto a quello di Holden? È omocinetico come quello di Holden. Non presenta coppie prismatiche, ma solo coppie rotoidali, e questo aumenta il rendimento. Ok? E inoltre è completamente bilanciato dal punto di vista dinamico. Quindi i limiti di cui si parlava prima in termini di velocità, in termini di eccentricità, non ci sono più, e quindi posso utilizzare anche delle eccentricità più grandi e delle velocità più alte. Va bene?